Già ho visto, si tratta di un'iniziativa di eccezionale valore, non fosse altro che per i numeri di coinvolgimento di studenti e docenti, per le forze che sono state messe in campo e da quello che ho visto per l'entusiasmo con cui si è lavorato. Naturalmente l'obiettivo fondamentale della rinascita culturale è la scuola. Se non si creano i soggetti che domani dovranno conservare e diffondere la cultura, cioè quelli che attualmente sono i giovani frequentanti le scuole, è chiaro che ogni iniziativa è destinata al fallimento. L'intelligenza di questa manifestazione consiste proprio nel vedere come destinatari dell'esperienza i giovani, gli alunni e i docenti. La Calabria, che tra le sue grandi povertà ha una immensa ricchezza rappresentata appunto dai giovani, non può che trarre giovamento e beneficio da ogni iniziativa del genere. Ma noi abbiamo aderito con convinzione a questa dodicesima edizione di questa innovazione tecnologica che consenta ai docenti di proporsi, non considerarli solo come degli operatori, ma come facendo loro e preparando il lavoro per i ragazzi, non si userà più il testo tipico che veniva poi a condizionare anche il docente, che pur nella sua libertà di insegnamento non poteva utilizzare il tablet o la LIM, che oggi sarà un fatto normale, perché in tutte le scuole noi come ufficio scolastico regionale, in particolare il collega che si occupa, il dottor Benincasa, ha fornito tutto questo materiale delle LIM a tutte le scuole della Calabria, quindi con i suoi collaboratori ha introdotto quello di cui si parlerà oggi. Cioè questa, il direttore della scienza, i fatti successi a Napoli dovrebbero sicuramente farci rendere conto di queste novità che ci saranno nelle scuole calabresi. La scuola quindi, che diventa un punto importantissimo, è il volano del futuro della società, attraverso queste situazioni può sicuramente migliorare il suo percorso per mettere i ragazzi in condizione di attuare poi anche per l'educazione e l'istruzione quello che loro utilizzano solo per il gioco.